questo breve tutorial vogliamo evidenziare i contenuti principali di un colloquio di lavoro per mettere a fuoco gli elementi fondamentali che non debbono mai essere trascurati. Buongiorno, sono Sabina, un recruiter. Oggi faremo una simulazione di un colloquio di lavoro. Vi presento Loredana. Nell'introduzione andremo ad approfondire le sue esperienze professionali e le sue esperienze di studi. In un secondo momento approfondiremo le prove online che Loredana ha effettuato prima del colloquio e in un terzo momento andremo ad esplorare la sua personalità e le sue esperienze extracurriculari. Vediamo insieme qual è il migliore approccio per affrontare un colloquio di lavoro in modo efficace. L'importante in un colloquio è che la persona si senta a suo agio e che quindi possa raccontare le proprie esperienze professionali e di studi con il massimo della chiarezza e il massimo della profondità. La prima cosa che vi verrà chiesta sarà descrivere il vostro percorso di studi e se avete fatto esperienze professionali, perché anche queste saranno oggetto di conversazione. Dottoressa, mi racconti la sua esperienza di studi? Ho studiato economia e pian piano mi sono specializzata durante il percorso accademico. Inizialmente ho conseguito la laurea triennale in general management e direzione delle imprese e poi ho scelto di specializzarmi nel marketing. Ha avuto anche esperienze professionali subito dopo la laurea, me ne può raccontare? Sì, inizialmente ho lavorato come social media analyst presso una piccola società e successivamente ho lavorato per un anno in ricerche di mercato in una casa automobilistica. Non trascurate mai di mettere in evidenza le vostre attitudini. Sono un elemento importante e permetteranno al valutatore di farsi un'idea sulle vostre capacità. Rispetto invece alla competenza più correlata al raggiungimento degli obiettivi, quali sono i meccanismi che lei mette in atto per arrivare al risultato? Durante, diciamo, la mia vita lavorativa, ma anche prima nel percorso universitario o nella vita personale, mi piace pianificare quelli che sono, diciamo, i miei obiettivi ultimi, in un certo senso, attraverso dei piccoli pacchettini di micro obiettivi da raggiungere settimanalmente o giornalmente. Mi dà tranquillità nel vedere, diciamo, proprio scritto su carta ciò che devo fare e mi permette anche di organizzarmi meglio. Tutte le esperienze contano, anche quelle che non ritenete importanti. Ogni dettaglio racconta qualcosa di voi. Leggo che lei ha svolto esperienze di volontariato, mi può raccontare? Durante gli anni universitari ho svolto volontariato presso AIESEC, che è un'associazione formata da ragazzi ed è presente in più di 125 paesi nel mondo. Quello che fa essenzialmente è mettere in contatto appunto questi gruppi di ragazzi da diversi paesi per sviluppare anche le potenzialità di leadership, di conoscenza dell'altro, cioè, dei valori trasversali rispetto a ciò che viene insegnato nell'università. È stato interessante perché è stata una sorta di prima esperienza lavorativa, sebbene non fosse un lavoro. Poiché eravamo organizzati proprio in dei team di lavoro su delle tematiche specifiche, avevamo il nostro team leader, degli obiettivi da portare a termine ed è stata quindi una bella esperienza e mi ha permesso anche di conoscere molte persone provenienti da tutto il mondo. È importante mettere in evidenza le proprie competenze per una buona immagine professionale. È anche molto utile dimostrare disponibilità al lavoro di gruppo. Quali sono le competenze che ritiene che oggi le siano molto utili? Il lavorare in gruppo per degli obiettivi comuni e individuali. C'era comunque un task da portare a termine comune a tutto il gruppo, ma all'interno del gruppo stesso, oltre che la figura del leader, ognuno aveva un suo proprio piano di lavoro, aveva degli obiettivi individuali precisi. E quindi, diciamo, questa organizzazione all'interno del gruppo è ciò che facciamo, cioè conseguiamo un obiettivo comune lavorando però in parallelo, non sovrapponendoci, avendo ognuno i suoi compiti precisi. Capisco che le piace molto lavorare in gruppo perché più volte l'ha ripetuto, quindi si trova a suo agio? Sì, mi piace lavorare in gruppo e mi trovo a mio agio perché credo che più teste che lavorano insieme possano portare un risultato migliore. Certo è che bisogna anche coordinarsi, non sempre si trova la giusta persona con la quale si va d'accordo, e
bisogna insomma un po' tararsi su quelle che sono le caratteristiche delle altre persone. Se avete fatto esperienze all'estero, mettetele sempre in evidenza perché dimostrano disponibilità e intraprendenza. Leggo inoltre che ha fatto un'esperienza all'estero durante l'università. Sono stata qualche mese durante l'estate a Dublino in Irlanda per migliorare il livello di inglese ed è stata la mia prima esperienza fuori casa ed è stata un'esperienza per me molto importante da un punto di vista di crescita personale perché per la prima volta mi sono trovata a vivere da sola con tutte le responsabilità che ne conseguono. Anche gli hobby e i vostri interessi sono importanti. Ricordatevi di descriverli perché completano il vostro profilo. Rispetto ai suoi hobby, che cos'è che le piace fare? Mi piacciono molto gli sport a contatto con la natura. Durante il periodo estivo mi piace molto fare trekking in montagna. Nel primo punto abbiamo approfondito le esperienze di studi e professionali di Loredana e abbiamo visto quanto sia importante la motivazione che ha spinto Loredana a fare un tipo di scelta piuttosto che un'altra. Nel secondo punto invece abbiamo approfondito le competenze e anche qui abbiamo notato come sia importante da parte del candidato conoscere i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento. Nel terzo punto abbiamo approfondito tutte le esperienze extracurriculari, abbiamo visto come è importante la conoscenza della lingua inglese e come sono fondamentali esperienze effettuate al di fuori del contesto scolastico, come potrebbero essere le esperienze di volontariato. Tutto ciò permette al selezionatore di avere un quadro complessivo della persona e di scegliere la persona giusta al posto giusto.